amici, vi voglio presentare oggi un titolo che è una leggenda. Ha segnato la grande fortuna della Namco, venne rilasciato proprio a inizio anni 80. Ha attraversato indenne le ere videoludiche, ma continua ancora oggi a essere famoso. Pac-Man! La Namco, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, era una casa di produzione piccola, che non aveva prodotto grandissimi giochi, anche se stava pian piano affermando, ma nell'anno 1980 rilasciò un titolo che fece la storia e ancora oggi continua a essere il suo titolo più celebre, Pac-Man, conosciuto come in Giappone Pac-Man. Ovviamente la storia non c'è, perché questo è un titolo molto semplice, ma vediamo invece in sé la grafica. Sul lato visivo com'è? È un gioco molto semplice, abbiamo tutta l'ambientazione vista dall'alto e ovviamente abbiamo sfondo nero, labirinti tutti uguali, che sono semplicemente circondati da dei muri blu molto belli, dalla forma molto psichedelica, e abbiamo i nostri personaggi, cioè il nostro protagonista Pac-Man e i fantasmini, che sono semplicissimi nel design, ma hanno ancora oggi quel grande carisma che hanno mantenuto intatto fino ad oggi. Invece per quanto riguarda la parte audio, non è che abbiamo molto da dire, abbiamo soltanto 4 effetti sonori. Uno quando il nostro Pac-Man mangia le palline, uno quando i fantasmini diventano blu, l'altro invece quando prendiamo la frutta, e l'altro invece quando mangiamo i fantasmi, ovviamente. 4 semplici effetti sonori, ma molto carini. E anche per quanto riguarda la musica di sottofondo, c'è solo un piccolo tema musicale a inizio di ogni partita e basta. Invece per quanto riguarda la giocabilità, Pac-Man non è che ha bisogno di molte presentazioni, ma ve lo dico in breve. In pratica, noi guidiamo la nostra pallina gialla Pac-Man, e in questo titolo d'azione, dobbiamo semplicemente girare all'interno di questo labirinto, mangiare tutte le palline che ci sono dentro, che sono biscotti a quanto pare, e cercare di non farci mangiare dai fantasmini, ovviamente. L'idea potrebbe sembrarvi semplice, certo forse per il primo labirinto potrebbe sembrarvi facile, ma quando andrete avanti i fantasmi diventeranno sempre più veloci e la durata d'aiuto delle pillole energetiche diventerà sempre più breve, quindi molta attenzione, strategia e concentrazione dovete attuare in ogni labirinto che farete, perché i fantasmi seguono dei percorsi diversi ogni volta, nessuno fa un percorso preciso o prestabilito. Quindi, divertimento assicurato. Se mangiate la frutta, che comparirà ogni tanto durante i livelli, vi darà un po' di punti in più. Ogni pallina vale 10 punti e ogni pillola energetica vale 100 punti. Se raccoglierete almeno 10.000 punti, avrete una vita in più. Poi da allora non potete più farne altre. Quindi che dire, amici? Questo gioco vi divertirà di sicuro, perché non annoierà, ovviamente. Però dovete tenere presente che sono anche presenti dei piccolissimi intermezzi simpatici che fanno diventare il gioco molto carino. E in questo titolo è presente anche un bug. Il livello 256, se arriverete a quel punto, si rovinerà tal punto che non riuscirete a capire come giocare. Ma se conoscete a memoria il labirinto, riuscirete a superarlo, e se lo superate, si ricomincia da capo. Il punteggio si azzera. Ma del resto, non è importante.
Questo gioco esiste per ogni console, dalle console Atari, dai Commodore VIC-20, per Dreamcast, a Game Boy, Game Gear, GameCube, Intellivision, Neo Geo Pocket Color, NES, Nintendo 64, PS2, Xbox, ZX Spectrum, iPhone, anche per Xbox Live, per tantissime console esiste. Non avete una scusa per evitarlo. Pac-Man è il simbolo del videogioco. Vi aspetto al prossimo video, amici. Ciao! Ha ha ha!